Ciao a tutti e bentornati qui a un episodio di Apple Videoblog. In questo nuovo episodio continueremo il discorso su Spotlight, questa interessante tecnologia di macOS X di cui avevamo già accennato nei precedenti tutorial. Beh, nei precedenti tutorial abbiamo visto un po' come funziona, come ricercare per parole chiave, per parola di creazione. Insomma, abbiamo visto come muoverci con Spotlight, con le ricerche booleane e quant'altro. Oggi invece vediamo un po', oltre a qualche piccolo segreto di Spotlight, anche come eseguire direttamente le nostre ricerche dal Finder, perché anche il Finder ci permette di fare le nostre ricerche direttamente nella sua finestra. Allora, facciamo partire comunque il Keynote e poi continuiamo il discorso su questa tecnologia. Allora, nel precedente tutorial abbiamo visto un po' come accedere a Spotlight e come ricercare. Beh, Spotlight si trova nella barra del menu, costituita da icone, ed ha la lente questa qua. Noi abbiamo visto un po' come ricercare, per scrivendo le parole, oppure tra le virgolette per cercare solo quella combinazione, eccetera, con le ricerche booleane e quant'altro. Oggi, come ho già detto, vediamo come eseguire le ricerche direttamente dal Finder. Per cominciare una nuova ricerca dal Finder, dobbiamo aprire una finestra del Finder. Allora, o possiamo aprire una finestra del Finder e poi cominciare a ricercare, oppure possiamo aprire direttamente una finestra di ricerca del Finder. Vi spiego meglio. Se ne apriamo una finestra del Finder, ecco qua, noi possiamo navigare fra tutto ciò che c'è all'interno del nostro Mac. Ma possiamo richiamare la finestra di ricerca semplicemente digitando nella barra degli strumenti, qua nel menu Spotlight, vedete questa zona qua, dove la lente, basterà scrivere l'elemento che cerchiamo e la finestra si trasformerà nella finestra di ricerca, cioè questa finestra qua, per esempio, autore. Vedete? Questa qua è una finestra di ricerca, cioè una finestra con la ricerca di quello che stiamo cercando. È leggermente diversa dalle altre perché potete notare abbiamo uno con cerca in e anche l'icona qua in alto è leggermente cambiata. Questa è una finestra di ricerca che si apre automaticamente quando cominciamo a scrivere nel menu qua di Spotlight, in questa zona qua. Possiamo però aprire subito una nuova finestra di ricerca semplicemente facendo così. Adesso vi mostro. Basterà premere comando, opzione e barra spaziatrice. Ecco qua che ci si apre immediatamente una finestra del Finder, una finestra di ricerca del Finder in cui abbiamo già tutto ciò che ci serve per cominciare una nuova ricerca. E infatti basterà immediatamente scrivere e Spotlight ci ricercherà quello che stiamo cercando. Autore. Tutte con le scorciatoie che abbiamo imparato nel precedente tutorial, che funzionano comunque anche qua. Ed eccoci qua con una nuova finestra di ricerca. Questo è un modo immediato per accedere. Naturalmente, tutte queste scorciatoie sono modificabili, quindi personalizzabili, in preferenze di sistema, menu Spotlight, e modificabili direttamente da qua. Vedete? Queste qua ci permettono di modificarlo, sia quando richiamiamo, quindi che ci si apre immediatamente da qua, dalla barra dei menu, oppure una finestra del Finder. Possiamo modificarlo come vogliamo noi direttamente da qua. Bene, ora vediamo come ricercare. Perché è anche importante ricercare. Beh, sempre molto semplicemente possiamo cercare gli elementi che vogliamo. Basterà scrivere con i vari modi che ho imparato, con le ricerche booleane, eccetera, per avviare la nostra ricerca. Ma se vogliamo essere più precisi, possiamo aiutare un po' Spotlight. Perché, se notate, qua abbiamo una barra di ricerca sotto la barra degli strumenti. C'è scritto cerca in. Noi possiamo dire di cercare o all'interno di questo Mac, quindi tutto
tutto ciò che c'è all'interno del nostro Macintosh, oppure di cercare solo all'interno della cartella, in questo caso Marco, quindi la mia cartella inizio. Se abbiamo aperto, che ne so, un'altra cartella e accediamo poi al menu Spotlight, possiamo ricercare all'interno di quella cartella, la cartella che abbiamo aperto. Noi qua possiamo cercare quindi la posizione, ma non solo, perché possiamo cercare o fra il contenuto, quindi di default è già selezionato contenuto, oppure cercare un nome del documento. Quindi, se abbiamo scritto il nome del documento, basterà selezionare poi nome documento e Spotlight ricercherà il nome del documento. Una cosa che è un modo per essere ancora più precisi. Poi possiamo, per vedere meglio, qua in basso abbiamo un cursore di dimensione per ingrandire gli elementi all'interno della ricerca, vedete? Ma non solo, perché possiamo richiamare anche il menu, visualizzazione rapida, per cercare sempre più velocemente. Basterà selezionare l'elemento, poi con Quick Loop possiamo visualizzare. Questo spot, Quick Loop l'avevamo comunque già visto nel precedente tutorial. Oppure possiamo cambiare anche la vista, come abbiamo già visto qua nella barra degli strumenti. Possiamo cercare per icone, per elenco, o anche come cover flow. Ma non finisce, vi dico subito, tutto qui. Perché? Perché possiamo essere ancora maggiormente più precisi. E come? Possiamo aiutare Spotlight dicendo magari quali tipi di documenti cercare, la data di creazione che possiamo cercare e quant'altro. Come fare? Beh, vedete qua, avete un pulsante sempre sulla barra di ricerca a destra, un pulsante registra, vedremo dopo cosa farà, e anche un pulsante più. Se noi clicchiamo su questo pulsante più, vedete, possiamo aggiungere criteri di ricerca. Criteri di ricerca che possiamo scegliere noi. Per esempio, in questo caso, possiamo scegliere il tipo di documento, che è qualsiasi, ma possiamo modificarlo come vogliamo noi, perché se clicchiamo sul menu del tipo, vedete, abbiamo data ultima apertura, data ultima modifica, data creazione, nome, contenuto, o altro. Altro ci permetterà di aprire, vi faccio vedere subito, tutto un menu con i vari criteri che possiamo aggiungere noi. Vedete? Ne avete davvero, davvero tanti. Basterà poi attivarli, oppure selezionarli e dare clic. Li attivate, se volete sempre averli per data di mano, oppure li selezionate solo per quella particolare ricerca e poi cliccate su OK. Poi potete, una volta che avete dato il criterio, essere ancora più precisi aiutando, scegliendo le varie opzioni per questo criterio. Per esempio, tipo di documento è, possiamo cercare, o applicazione, o cartella, o documento, filmato, immagini, PDF e via discorrendo. Oppure, per esempio, data ultima apertura è, vediamo esattamente, prima, dopo, oggi, ieri, oppure negli ultimi. Possiamo scrivere quanti i giorni, oppure possiamo scegliere tra settimane, mesi, anni. Insomma, non è complicato, è davvero molto semplice e potete sperimentare voi e vedere. Tanto ci si mette davvero, davvero poco. Quindi qua potete scegliere i criteri di ricerca, che potete modificare, cioè ogni criterio di ricerca ha una serie di sottocategorie che potete modificare come volete voi. Ma potete aggiungerne anche un altro se volete, basta aggiungere qua sul più, e ne aggiungete quanti ne volete voi, oppure se volete toglierli sul meno. Ma se voi volete, se cercate molto spesso quegli elementi e volete averli sempre a portata di mano, anche quando create nuovi documenti, per esempio una cartella con solo documenti PDF, e voglio che questa cartella si aggiorni ogni volta che creo un documento PDF, esistono questo tipo di cartelle. Queste cartelle sono delle cartelle smart, appunto cartelle intelligenti. O possiamo crearne una nuova noi, oppure quando creiamo una nuova ricerca possiamo direttamente salvarla, questa cartella smart, appunto cartella intelligente. Infatti, una volta che noi abbiamo scelto tutti i vari criteri, se clicchiamo su registra, scegliamo la posizione,
dobbiamo scegliere la posizione che vogliamo noi e poi registrarla. Questa viene appunto registrata a questa cartella smart che ogni volta che creiamo, modifichiamo, aggiorniamo documenti, si aggiorna questa cartella grazie a Spotlet. Quindi noi siamo sempre aggiornati su contenuto che abbiamo scelto per questa nostra cartella. È un'opzione davvero utilissima di Mac OS. Per questo episodio abbiamo finito. Se non avete capito, potete tranquillamente richiedere. E ciao a tutti e ci vediamo al prossimo episodio.